Chiesta la condanna per lo stupratore seriale. È di 10 anni, ma c'è il rito abbreviato. Incendi in fase di spegnimento. La conferma arriva dal Comitato Operativo Misto. Salva la ferrovia Avezzano-Roccasecca. Per il Comitato ci saranno anche interventi migliorativi. Cavalli sotto le stelle. Per Avezzano, uno spettacolo equestre unico nel suo genere. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Non si conosce ancora la data per celebrare i funerali di Leandro Oddi, l'elettricista di Avezzano di 69 anni, deceduto ieri pomeriggio a seguito di un incidente sul lavoro. Il magistrato titolare dell'inchiesta, il dottor Guido Cocco, infatti, ha ritenuto opportuno far effettuare l'autopsia per chiarire tutti gli aspetti collegati alla tragedia. Da quanto si è saputo, il medico legale incaricato dovrebbe procedere all'esame del corpo nella mattinata di domani e subito dopo disporre la riconsegna della salma ai familiari. In questo caso i funerali potrebbero esserci domani pomeriggio, mercoledì o al massimo giovedì prossimo. Come abbiamo riferito, il professionista stava effettuando dei lavori in una azienda del nucleo industriale quando, per motivi tutti da accertare, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 3 metri a seguito del cedimento del controsoffitto del capannone dove stava operando. Per Leandro Oddi, purtroppo, non c'è stato nulla da fare in quanto è deceduto immediatamente dopo aver sbattuto la testa al pavimento. Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Avezzano. Si allontana dalla residenza per anziani di Ocre, in provincia dell'Aquila, con l'intento di suicidarsi. I carabinieri lo rintracciano ed evitano il peggio. Si tratta di un uomo di 62 anni del posto, già in cura presso il CIM di L'Aquila, ospite della residenza assistenziale per anziani I Due Laghi di Ocre, allontanatosi dalla struttura dopo dalle prime ore della mattinata di ieri per la consueta passeggiata quotidiana. Dopo pochi minuti dall'uscita dalla struttura, il personale responsabile del centro di assistenza ha rinvenuto nella sua camera da letto un biglietto manoscritto contenente chiari intenti riferiti al suo suicidio e l'invito a non attendere il suo ritorno. Le immediate ricerche da parte del personale addetto al centro nelle adiacenze della struttura non hanno dato gli esiti sperati. Da qui l'allarme inoltrato tramite il 112 ed immediatamente raccolto dagli uomini della stazione carabinieri di L'Aquila che subito si sono messi alla ricerca dell'uomo pattugliando senza sosta l'ampia area rurale e boschiva compresa tra gli abitati di Ocre, Cavalletto d'Ocre, San Felice d'Ocre, Bagno Piccolo, Bagno Grande e Pianola. Una vera e propria corsa contro il tempo attuata dai militari. La svolta è giunta circa 2 ore dopo. La geolocalizzazione del telefonino dell'uomo, fino a quel momento negativa, ha permesso di individuare la sua presenza nei pressi del lago San Giovanni di Civita di Bagno. Da poco, infatti, aveva contattato la propria amministratrice di sostegno, confermando l'intento di suicidarsi. Una volta raggiunto, ha minacciato di buttarsi nel lago qualora gli operatori lo avessero raggiunto. Mentre un militare tentava di interagire e guadagnare tempo, dialogando con lui e rassicurandolo, un suo collega lo ha repentinamente avvicinato, riuscendo a bloccarlo. Con l'aiuto di altri operatori è stato accompagnato in ospedale con un'ambulanza del 118. Il sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Guido Cocco, ha avanzato la richiesta di 10 anni ed 8 mesi di reclusione per Enric Cavalli, lo stupratore seriale attualmente rinchiuso nel carcere di Teramo. Tra le altre richieste, anche 3.500 euro di multa e la revoca della sospensione condizionale di una sentenza di condanna pregressa per un altro caso di violenza sessuale avvenuto qualche anno fa. Ciò per aver violentato e torturato tutta la notte una infermiera ed averne legata una seconda. 3 anni prima aveva fatto la stessa cosa con una infermiera ma di un altro centro. In tal modo il giovane, se condannato, sconterà un terzo della pena avendo scelto il rito abbreviato.
deve rispondere dei reati di rapina aggravata dall'uso dell'armi, violenza sessuale aggravata dal sequestro notturno, lesioni aggravate dall'uso del coltello per aver adoperato sevizie ed avendo agito con crudeltà, sequestro di persona aggravato per aver legato una delle infermiere e per aver trasportato in un'auto l'altra in un altro luogo isolato e porto abusivo di arma. È stata riconosciuta inoltre nei suoi confronti una recidiva quinquennale sui reati commessi. L'albanese è comparso ieri mattina davanti al giudice del Tribunale di Avezzano, Francesca Proietti, nel corso del rito abbreviato che, come detto, prevede uno sconto di pena di un terzo. Dovrà tornare davanti al giudice alla metà di ottobre per la sentenza. Il ventenne di origine albanese era ospite della struttura Crisalide dove stava scontando una misura di sicurezza. Il 24 ottobre scorso è riuscito a procurarsi un coltello ed a minacciare due infermiere, rapirne una ed abusare di lei per tutta la notte. Il consulente della procura ha successivamente stabilito che il giovane era capace di intendere e di volere mentre commetteva gli abusi e che poteva quindi partecipare al processo perché lucido ed integro. E parliamo ora dell'emergenza incendi. Nelle giornate di ieri, lunedì, secondo quanto reso noto il Comitato Operativo Misto di Sulmona, coordinato dal viceprefetto dell'Aquila Natalino Benedetti, sono stati impiegati 3 Canadair che hanno effettuato 26 lanci di acqua nella zona interessata dai roghi per un totale di 156 tonnellate di acqua. In zona erano operativi anche 2 elicotteri dei Vigili del Fuoco con 25 lanci per 1.000 litri cada uno. Uomini e mezzi impiegati a terra nelle giornate di lunedì 4 settembre sono state tutte le forze concentrate ed utilizzate sul Monte Morrone. Sono state confermate e formate diverse squadre miste, vigili del fuoco, esercito, volontari, protezione civile ed operai forestali per un totale di 44 unità che hanno operato in quota. Sul fronte Monte Morrone sono rimasti comunque ancora attivi dei focolai nella parte alta del Colle delle Vacche, dovuti alla spessa coltre di materiale combustibile ammassatosi a seguito della slavina di qualche anno fa, che non rende del tutto efficace l'operato dei Canadair. Alcuni fumaioli sono stati spenti con i voli dei Canadair e dell'elicottero dei Vigili del Fuoco ed è proseguita l'azione di smassamento del materiale. È proseguito anche il rilievo tecnico con termocamera da parte dei Vigili del Fuoco per la determinazione delle aree interessate dagli incendi. Il Comitato Operativo Misto ha reso noto che nella giornata odierna c'è stata l'azione in quota sul Monte Morrone di 8 squadre miste dei Vigili del Fuoco, Esercito, Protezione Civile, con l'apporto di 9 operai forestali muniti di motoseghe che sono intervenuti sui singoli focolai. Mediante l'utilizzo delle motoseghe è continuato il taglio degli alberi sradicati della slavina per agevolare le operazioni di smassamento. È stato utilizzato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco e di un Canadair per la leggera ripresa di un focolaio in località Vicenne. Intanto continua la mappatura delle zone percorse dalle fiamme. E restiamo in qualche modo in argomento. L'emergenza incendi volge al termine grazie anche al peggioramento delle condizioni meteo, ma l'allarme non potrà essere considerato concluso almeno per qualche altra settimana. È quanto afferma in una nota il WWF Abruzzo. Si specifica che il violento attacco sferrato alle montagne d'Abruzzo, insieme ai roghi accidentali, sta mettendo a durissima prova l'intera regione Abruzzo. Tra qualche giorno il WWF, annuncia il delegato regionale Luciano Ritizio, presenterà i dati complessivi del disastro elaborati dal presidente del WWF Abruzzo Montano, Walter Delle Coste. Mi preme intanto ringraziare i nostri volontari, prosegue Ritizio, che hanno collaborato a vario titolo alla mobilitazione generale di questi giorni, da quelli dell'Oasi Gole del Sagittario alle nostre guardie ambientali che stanno agendo da sentinelle nei territori protetti e non solo. In ossequio al protocollo d'intesa firmato a livello nazionale dall'Associazione con l'Arma dei Carabinieri ed in accordo con il Tenente Colonnello Clara D'Arcangelo, comandante del reparto Carabinieri del Parco Nazionale della Maiella, le guardie volontarie del WWF sono infatti impegnate da alcuni giorni
nella vigilanza del territorio, un servizio di prevenzione antincendio che si è rivelato particolarmente utile nella serata di sabato scorso. Un gruppo di guardie giurate in servizio all'interno del parco ha individuato un focolaio di ritorno riacceso dal forte vento, consentendo l'immediato intervento della Protezione Civile di Caramanico, che l'ha rapidamente spento. Ci stiamo muovendo in piccoli gruppi, commenta il coordinatore regionale delle guardie WWF Claudio Allegrino, proprio per coprire quanto più possibile il territorio, sia per individuare eventuali focolai, come è accaduto ieri l'altro a Caramanico, sia per segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell'ordine. La battaglia contro la piaga dei criminali incendiari si combatte anche con la vigilanza fatta in silenzio, giorno dopo giorno, nei campi e nei boschi, lontano dai riflettori. Le recenti notizie riferite alla mancata inclusione della ferrovia Avezzano-Sorra-Roccasecca tra le ferrovie turistiche meritano alcune precisazioni da parte del Comitato Interregionale Salviamo la Ferrovia Avezzano-Roccasecca, che si è fatto promotore della riapertura al servizio ordinario nel 2013 e delle iniziative turistiche degli ultimi anni. Il Comitato, in una nota a firma del Presidente Emilio Cancelli e del Vicepresidente Rosaria Villa, esprime viva soddisfazione per un provvedimento che finalmente segna una inversione di rotta nello sviluppo di una cultura veramente ferroviaria in Italia, a sostegno di quei territori che in poco tempo, ma soprattutto in epoche non lontane, hanno duramente lavorato per la conquista di una stazione ferroviaria poi tolta in ossequio a principi di risparmio non sempre oculati. Nel dettaglio, la legge espressamente prevede che nel novero delle ferrovie turistiche vadano incluse le linee sospese o dismesse. Ebbene, la ferrovia Avezzano-Roccasecca non è né sospesa né dismessa, proprio perché è destinata principalmente al traffico dei treni ordinari. In altre parole, non avrebbe avuto allo stato attuale i requisiti per essere inserita tra le ferrovie da riaprire, limitatamente al traffico turistico, perché è già aperta ed oggetto di importanti lavori di ammodernamento da parte del gestore dell'infrastruttura, che è Rete Ferroviaria Italiana. Il Comitato conferma che il mancato marchio di ferrovia turistica ovviamente non pregiudica minimamente né esclude l'alto valore turistico della ferrovia Avezzano-Roccasecca, che il Comitato spesso ha proprio esclusivo carico e rischio, ha avuto modo di dimostrare organizzando negli ultimi 3 anni ben 4 treni a vapore e tante altre iniziative che hanno sfruttato i treni che quotidianamente solcano i binari a ridosso del fiume Liri. Nulla osta a che in futuro la legge possa essere modificata estendendo la definizione di benefici di ferrovia turistica a quelle linee che, come la Avezzano-Roccasecca, per volumi di traffico possono tranquillamente accogliere la convivenza dei treni speciali turistici e treni ordinari. Per quanto riguarda infine lo stato di manutenzione delle stazioni, grazie anche all'apporto di associazioni, queste godono nonostante tutto di buona salute e presto saranno ancor più di più grazie ai lavori promessi da Rete Ferroviaria Italiana circa la installazione di nuovi strumenti informativi per tutti gli utenti. Rassicura tutti l'assessore alle politiche sociali Marinella Scocco sulla copertura delle spese destinate al trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado. In attesa del trasferimento statale assegnato alla Regione Abruzzo, pari a 3 milioni ed oltre di euro per le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale per gli alunni e la disabilità fisica e sensoriale, ha fatto sapere l'assessore, è stato anche richiesto al servizio bilancio della Giunta regionale, con una lettera inviata lo scorso 10 agosto, l'incremento di 2 milioni e 100 mila euro finalizzato a garantire lo stanziamento dell'intero importo necessario per il 2017. La Giunta ha anche approvato la richiesta deliberando sulla variazione richiesta, ha spiegato l'assessore, e sulla ripartizione della somma totale, invece le modalità verranno stabilite nel corso di una riunione della Commissione Istruzione Nazionale fissata per il prossimo mercoledì 6 settembre.
L'assessore regionale Marinella Scocco, restiamo anche in argomento con una risposta che gli è stata inviata, è in piena e perfetta sintonia con il suo presidente, poiché anche lei mente sapendo di mentire in quanto alle sue rassicurazioni sulla copertura delle spese destinate al trasporto scolastico degli studenti disabili che frequentano gli istituti scolastici di secondo grado sono prive di fondamento e soprattutto non trovano riscontro in nessuna copertura finanziaria nel bilancio regionale. Questo è il commento dei consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri, sulle ultime dichiarazioni rilasciate dall'assessore regionale alle politiche sociali che abbiamo appena enunciate. In questi 3 anni e mezzo di governo regionale a guida centro-sinistra, spiegano Febbo e Sospiri, abbiamo assistito ad una vera e propria macelleria sociale che vede tagliare servizi e prestazioni essenziali che oggi ricadono economicamente sui comuni come veri e propri macigni, poiché devono anticipare risorse per non bloccare le proprie attività e, ma soprattutto, l'assistenza nel sociale. Oggi a Comune di Avezzano si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento Cavalli sotto le stelle, in programma giovedì 7 settembre in Piazza Risorgimento. Gli organizzatori sono Andrea e Luca Massimiani, insieme al presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Horse Dream, Roberto D'Ippolito, e dal regista Nico Belloni, direttore artistico dell'evento. Si tratta di uno spettacolo equestre unico nel suo genere, ha spiegato D'Ippolito. Siamo appassionati di cavalli e per vedere questo tipo di manifestazione ci siamo spostati in Svezia e Germania. Nulla di genere è mai stato portato in questa città. Il regista Belloni ha illustrato il programma della serata. Si esibirà Bartolo Messina, artista di livello internazionale, appassionata per mostrare la libertà con il linguaggio del corpo, e gli Aragona che dimostreranno volteggi a cavallo con protagonista Alessandro Conti, Guinness World Record. I butteri della montagna presenteranno invece il lavoro che si faceva una volta sul cavallo ripercorrendo le tappe della vecchia transumanza. Sarà poi la volta del campione italiano di dressage Andrea Giovannini con un'esibizione di vera equitazione. La scenografia sarà di fuoco con colori forti e di stampo cinematografico. I più piccoli si divertiranno con Charlie, il cavallo più piccolo al mondo. L'assessore Gatti ha espresso il proprio apprezzamento per la manifestazione, considerato il fatto che Avezzano, come la Marsica, ha sempre dato valore ai cavalli, un tempo utilizzati come forza lavoro. Il vice sindaco Emilio Cipollone, invece, ha sottolineato il valore di eventi del genere per il richiamo che hanno a livello turistico. Bene, ora parliamo di calcio eccellenza, partenza positiva nella prima di campionato per il Capistrello che sul proprio campo ha battuto con un convincente 2-0 la formazione dello Spoltore, al riguardo il servizio della nostra redazione sportiva. Prima uscita con anticipo nel campionato Granata, con i padroni di casa a fare il battesimo allo Spoltore di Mister Runci, uno che di blasone ne ha da vendere, così come gli Odice peraltro. Gente da Serie D al servizio di compagini discretamente ambiziose, sia pur con obiettivi diversi. Una giornata di sole ma ventosa con tribuna stracolma accoglie 22 in campo che cominciano la contesa a buoni ritmi. Gli ospiti, per esempio, per nulla intimoriti dall'impatto con la nuova categoria, già al quinto si propongono con una splendida serpentina di Morales, troppo sufficiente al momento del tocco finale. Ancora Spoltore, protagonista intorno al quarto d'ora quando Nardone carica dal limite, ma il cuoio sorvola la trasversale, anche se di pochissimo. Tracce marsicane 2 minuti più tardi, quando Bolzan taglia bene per il suo gemello diverso Leccese, anticipato con vari intoppi passeggeri dall'estremo ospite. Sale il Capistrello, ma non punge, e così alla mezz'ora Zanetti, uno degli storici boys di Ronci, di volo, chiama l'impegnativa risposta il giovane Salustri. 37esimo, ancora Bolzan che fa distendere i suoi per poi calciare a 1 metro dal palo della porta di Proietti. Si rimane così sullo 0-0 che ci accompagna negli spogliatoi. Ripresa che parte con un super Capistrello che già dopo 30 secondi di gioco ci prova con un Bolzan davvero propositivo al tiro a giro di poco alto. Un pugno di secondi e Leccese viene anticipato in angolo.
Granata con una marcia in più e Leccese di nuovo pericoloso al sesto quando dopo una sgroppata a tutta velocità il puntero ex Paterno e molto altro calcia però a lato. 8 minuti più tardi il numero 9 Capistrellano diventa prezioso assist man per la corrente Berardi che ha pure il tempo di prendere la mira per poi realizzare la rete del vantaggio, replicata appena 6 minuti più tardi quando i soliti Bolzan e Leccese confezionano questo bijou. 2-0 e il risultato in cassaforte con gli ospiti ridotti ora al ruolo di semplici comprimari, almeno sino al 27esimo quando un diagonale di Nardone in velocità trova puntuale alla risposta Salustri. Capistrello in scioltezza vicino al tris al 40esimo quando il solito Leccese si gira su una moneta da 2 euro ma non trova lo specchio della porta. Poi al 90esimo c'è gloria anche per il giovane Salustri che salva miracolosamente sul neo entrato Sanchez lanciato a rete. Vittoria limpida per gli uomini di Iodice, quella che matura al comunale nella speranza che sia la prima di una lunga serie. Fabio Iodice, buona la prima. Sì, era importante iniziare bene soprattutto in casa, quindi dà fiducia a tutta l'ambiente, alla squadra. Anche se stiamo lavorando bene, quindi per quanto riguarda l'ambiente è un ambiente tranquillo e sano, quindi la squadra sta rispondendo diciamo, a quello che era inizialmente diciamo, i programmi, quindi stiamo bene, però dobbiamo stare con i piedi per terra perché è la prima, quindi adesso pensiamo subito alla partita di mercoledì Coppa Italia, che ci teniamo a passare il turno e poi pensiamo partita per partita. L'asse Bolzan-Leccese sontuosa. Ma io Leccese e Marcos li conosco da tempo, quindi so quello che mi possono dare sia sotto il profilo tecnico sia a livello di persona, quindi con loro vado a colpo sicuro, so chi sono. Allora, dicevi prima, torniamo indietro, parliamo di Coppa Italia, quindi dicevi un impegno a cui tenete, ma perché puntate alla Coppa Italia o per, come dire, il ruolo del Paterno in questa vicenda? No, perché teniamo alla Coppa Italia, sia Paterno o un'altra squadra, noi vogliamo puntare anche alla Coppa Italia perché è giusto che puntiamo alla Coppa Italia, quindi è un obiettivo che è della stagione e cerchiamo di arrivare fino al lontano possibile. Chi punta alla Coppa Italia punta di conseguenza anche alla Serie D, lo sai? No, adesso puntiamo alla Coppa Italia regionale, poi piano piano, poi... E poi vi fermate? Che comunque è difficile anche la Coppa Italia regionale, quindi ci puntiamo perché ogni partita ufficiale per noi valgono 3 punti. In questo caso vale la qualificazione e quindi puntiamo alla Coppa Italia. Ripercorriamo le tappe odierne, allora siete partiti un po' in sordina, poi è stata, come dire, tutta una crescita costante, soprattutto il secondo tempo. Guarda, la squadra rimprovero solo i primi 10-15 minuti, forse loro sono partiti, ci hanno un po' messo in difficoltà nei primi 10-15 minuti, però penso dopo il 15esimo la partita l'ha fatta Capistrello, quindi penso che l'atteggiamento è stato quello giusto, non nei primi 10 minuti, però poi dopo penso che Capistrello abbia legittimato la vittoria. Azzardiamo una disamina tattica, allora cerchiamo il pelo nell'uovo, anche contro il Paterno siete partiti un po' lentamente, può essere un limite? Ma sicuramente, dobbiamo valutare tutto, quindi può darsi che, non lo so, inizialmente abbiamo un po' i freni a mano, ma non so se è un caso, però sicuramente è già la seconda che capita così, anche se contro il Paterno credo che il primo tempo sia stato brutto da tutte e due le parti, poi senza dire in porta nessuna di tutte e due le parti. Però Paterno in Coppa Italia il primo tempo forse ha fatto meglio di noi. Esci da questa partita con molte più certezze. Sì, anche se conosco bene la mia squadra, quindi conosco tanti perché già ce l'ho avuti, li ho allenati, quindi so il valore della squadra, quindi sicuramente ci possiamo, se rimaniamo coi piedi per terra ci possiamo divertire, è chiaro, dobbiamo stare coi piedi per terra, né ci dobbiamo esaltare nella vittoria né dobbiamo diventare noiosi casomai in una sconfitta, noi dobbiamo stare coi piedi per terra e lavorare, stare tranquilli, l'ambiente ce lo permette, quindi dobbiamo solo cercare di lavorare e basta. Prossimo turno, se non erro, a Scoppito contro Mediornina? No, andiamo Renato Curi Angolana. Ah, quindi insomma un match, con rispetto parlando, ancora più duro rispetto a quello là. Sì, ma in eccellenza non vedo match facili, semplici, quindi ogni partita ha una storia a sé, ogni partita è difficile, quindi lo sappiamo. Però dobbiamo rimanere con i piedi per terra e lavorare, quindi stare tranquilli. Chiudiamo come abbiamo cominciato, comunque l'obiettivo rimane ambizioso.
Cioè a Città Sant'Angelo per vincere. Sicuramente, la mentalità nostra deve essere sempre per vincere su tutti i campi dove andiamo, sia in casa sia fuori casa. Poi è chiaro che c'è sempre un avversario e quello che succede poi sarà il campo a dirlo, però la mentalità deve essere quella di giocarci le partite per vincere tutte le partite da qua alla fine. Mister Runci, allora non è iniziata nel migliore dei modi. Ma primo tempo abbiamo fatto secondo me bene, forse anche meglio del Capistrello, dove non siamo cattivi sotto porta, abbiamo sbagliato, potevamo far gol in 2-3 occasioni e purtroppo siamo troppo leggeri davanti e dietro abbiamo lavorato bene. Primo tempo la squadra a me è piaciuta tantissimo, però in questo momento abbiamo una fragilità mentale incredibile, siamo stati capaci di prendere un gol su un fallo laterale per noi qua, fallo laterale sbagliato, 1-0 per loro. Una botta a livello mentale incredibile, la squadra si è allungata, la squadra si è demoralizzata, questo non deve accadere mai, la squadra si è spenta, abbiamo preso il secondo gol, potevamo rischiare di pigliare il terzo e subito dopo abbiamo avuto una reazione cercando di mettere tanta buona volontà, però oramai la partita l'avevamo già buttata all'aria. E questo è un campionato, lo sto dicendo ai ragazzi da sempre, qua puoi giocare bene quanto vuoi, se sbagli sotto porta basta un'occasione che dai agli avversari e ti fanno male. Noi sotto questo aspetto dobbiamo imparare tanto, siccome sento troppi complimenti o troppi addetti ai lavori che dicono spoltore di qua, spoltore di là, spoltore deve fare 40 punti prima possibile, se ne va 40 punti prima possibile è un problema e con questa testa rischiamo di far fatica a fare 40 punti. Dobbiamo lavorare tantissimo, io dico questo perché questa cosa me ne sto accorgendo da 15 giorni, 20 giorni, mi sto accorgendo che questa è una squadra che sotto l'aspetto mentale è fragile. Quindi ripeto, per questo motivo dico, conosco troppo bene questo campionato, conosco troppo bene i valori dei giocatori, dico che noi dobbiamo stare a pensare alle chiacchiere, poco alle chiacchiere che fanno gli altri, pensare a fare 40 punti prima possibile, perché per fare 40 punti dovremmo sudare tantissimo. Quanto pesa essere una matricola? Pesa, quello che è giusto che sia, nel senso che l'intelaiatura di questa squadra è formata da ragazzi che hanno vinto l'anno scorso, però la promozione era un campionato dove c'erano fondamentalmente 2-3 squadre e quindi quest'anno il discorso è diverso, dove ci sono 8-9 squadre che puntano a fare campionati importanti e le altre devono pensare a salvarsi, quindi noi siamo tra quelle che deve pensare a salvarsi prima possibile, perché ripeto, non mi fido per niente di questo campionato. Oltre ai demeriti vostri, parlo di demeriti odierni, merito al Capistrello ha dato, insomma. È la maniera più assoluta, il Capistrello non ha rubato niente, ha meritato la vittoria perché è stata più squadra, ha saputo soffrire il primo tempo, ha saputo soffrire tantissimo, è stata anche un po' un pizzico fortunata a non prendere gol, il secondo tempo si è messa lì, fallo laterale regalato da parte nostra, hanno avuto il cinismo giusto per farci, forse la prima vera occasione per farci il gol, hanno fatto la seconda grande occasione, si sono creati la seconda occasione, hanno fatto il secondo gol ed è stata una squadra tosta, vera, e faccio i complimenti al Capistrello perché hanno cominciato con lo spirito giusto, quello che ci vuole in questo campionato. Che campionato farà secondo lei il Capistrello e che campionato farà lo Sport? Lo Sportore deve fare 40 punti, poi magari le cose possono cambiare prima possibile, perché ripeto, noi abbiamo limiti in questo momento a livello caratteriali secondo me importanti e quindi bisogna lavorare tantissimo. Il Capistrello secondo me può fare un grande campionato perché è una squadra solida, una squadra che cerca il risultato, una squadra che sa quello che vuole, soffre perché sa soffrire e poi quando capita giocatori forti, perché Paris lo stesso, soprattutto Leccese che in questa categoria non c'entra assolutamente niente, Bolza, Kras, quindi hanno una squadra veramente forte che potrà fare un campionato veramente importante. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Salve e ben ritrovati all'aggiornamento meteo di Antenna 2. Come possiamo notare dall'immagine grafica, una serie di perturbazioni nord-atlantiche scivoleranno fin verso il Mediterraneo per via dell'allontanamento dell'area di alta pressione che ci sta interessando, dando luogo a una fase di maltempo
prettamente autunnale tipica del periodo, soprattutto sulle regioni del centro-nord, dove arriveranno un'altra serie di perturbazioni subito dopo. Sul resto d'Italia tempo spiccatamente variabile, ma poi queste perturbazioni riusciranno a raggiungere anche il cuore del Mediterraneo. Intanto la prima perturbazione, accompagnata da una massa d'aria fresca e instabile di origine polare marittima, darà luogo a forti temporali su tutto il nord Italia, ma poi nella giornata di giovedì, la giornata successiva, il maltempo si trasferirà anche alle regioni centrali adriatiche e coinvolgerà un po' tutto il centro-sud in un contesto molto variabile. Vediamo la nostra previsione meteo per la regione Abruzzo di mercoledì. Vedete, mercoledì nuvolosità in aumento, segno di un completo cedimento dell'alta pressione, ventilazione che diverrà sempre tesa da sud-ovest, ma ruoterà successivamente dai quadranti settentrionali e sarà abbastanza fresca. Questa nuvolosità variabile che investirà soprattutto i settori centro-occidentali della nostra regione Abruzzo, mentre darà luogo ancora a qualche timida schiarita lungo il versante adriatico, sarà poi accompagnata da un peggioramento del tempo che interesserà soprattutto il versante adriatico della regione, portando rovesci di pioggia, annuvolamenti anche sui settori occidentali e locali temporali. Per quanto riguarda i mari, nella giornata di mercoledì passeranno da poco mossi a mossi. Come vi dicevo, la ventilazione sarà proveniente principalmente da sud-ovest, ma poi ruoterà da nord-nord-ovest. Le temperature massime saranno in lieve aumento nel nostro entroterra, comprese tra i 27 e i 28 gradi centigradi, mentre le temperature minime subiranno una decisa diminuzione a causa dell'ingresso di correnti d'aria più fresca, soprattutto nelle nostre zone interne ma anche lungo la costa. Grazie per la cortese attenzione, è tutto, arrivederci.